tutti e bentornati in un nuovo video, nuovo What a Hit in a Day. Siamo arrivati al numero 14, quindi se vi piacciono questi video mi raccomando continuate a lasciare tanti tanti like. Questo sarà un video tutto vegan, quindi tutte ricette vegan. Io non sono vegan, ma come ho detto anche in altri video, mi diverto tantissimo a sperimentare queste ricette proprio per vedere se somigliano alle originali. Quest'oggi ho deciso di preparare delle ciambelline di pancake alle mele. Ma ecco quello che vi occorre: dovete tagliare a rondelle una mela e poi farci il buco per renderla una ciambella. Utilizzo il tappo della bottiglia dell'olio. Allora, adesso andiamo a mettere una ciotola, la farina, lo zucchero e metà di polpa di mela. La polpa di mela andrà a sostituire la banana che di solito si mette appunto all'interno dei pancakes. Io penso che la mela sia molto molto meglio. In un'altra ciotolina invece facciamo agire il bicarbonato, quindi mettiamo un cucchiaino di bicarbonato e due cucchiaini di aceto di mele. Se non sopportate l'aceto di mele potete tranquillamente utilizzare del succo di limone. Alla fine ci andiamo a mettere il latte di mandorla, mescoliamo bene e iniziamo a riscaldare una pentola. Metto un po' di olio di cocco, se non ce l'avete utilizzate l'olio d'oliva normale, e vado a immergere le mie rondelle di mele all'interno della pastella e le vado a mettere sulla padella, quindi creando proprio dei pancake. Ok, non sono bellissimi, ma vi giuro che sono buonissimi. Ci mettete un po' di zucchero a velo e magari anche un po' di sciroppo di agave e sono buonissimi. Per pranzo ho deciso di prepararmi questi noodles con broccoli, olive, pomodorini e insaporiti con della salsa di soia, e sono facilissimi da fare, veloci soprattutto. Quindi vado a mettere per prima cosa l'acqua della pasta, la faccio riscaldare e ci vado a mettere all'interno i broccoli. Nel frattempo che i broccoli si cuociono, quindi ci vorrà un pochettino, quando sono cotti vado a metterci all'interno i miei noodles, che saranno velocissimi, si prepareranno proprio in un attimo. Questi sono dei noodles che ho preso alla Lidl e sono di grano saraceno. Quindi nel frattempo che i noodles si cuociono vado a preparare la mia salsina. Taglio prima di tutto i pomodorini, poi prendo un po' di salsa di soia dove ci vado a mettere all'interno un cucchiaino di zucchero per addolcirla leggermente, e la vado a mettere appunto in una padella dove ho fatto soffriggere un pochettino l'aglio con l'olio. Poi ci verso i pomodorini e le olive. Nel frattempo i noodles saranno cotti e vado a metterci anche questi all'interno della pentola e li faccio saltare un pochettino. Quindi è un piatto super super veloce da fare se andate di fretta, e poi è veramente molto molto buono, ve lo consiglio. Come snack preparatevi alla botta, perché sta arrivando un dessert fantastico che potete preparare anche dal giorno prima e mangiarlo anche come colazione. Si tratta di queste coppette con le fragole e panna di cocco, ovviamente panna completamente vegetale. Vi faccio vedere come si fa. Prima di tutto, vabbè, tagliate la frutta che preferite, dopodiché prendete questo cocco in scatola, che potete trovare anche questo alla Lidl, costa pochissimo, all'incirca un euro, e andate a metterlo nel frigo per tutta la notte, dopodiché prendete solamente la parte solida lasciando l'acqua alla fine, e in una ciotolina mettete quindi la parte solida del latte di cocco con dello zucchero a velo a piacere, e iniziate a appunto mescolare come se fosse appunto una panna montata, e verrà fuori davvero una panna fantastica. È completamente vegan ed è buona, ragazze, sembra realmente la panna che comprate, solo con un pizzico in più di sapore, perché ha quella nota di cocco che è fantastica. Quindi vado a mettere la panna all'interno della coppetta, ci metto anche un po' di biscotti, ovviamente non sono vegano, sono i pan di stelle, ma scegliete quelli che preferite, la frutta che avete scelto, e quindi continuo così per un paio di strati. E che cosa vi devo dire, la fine del mondo, la dovete provare assolutamente.
fine, per cena, mi vado a preparare del tofu aromatizzato alla salsa barbecue e l'avocado impanato. È la prima volta che provo a farlo. E devo dirvi la verità, il tofu è fantastico fatto in questo modo. Come lo faccio? Lo taglio appunto a pezzetti, poi lo vado a spennellare con un po' di salsa barbecue. Questa qui che ho preso alla Lidl non mi piace per niente, quindi vi consiglio di utilizzare la salsa classica barbecue che potete trovare al supermercato. Vado a mettere il mio tofu su una teglia con carta forno, perché poi andrà in forno, e lo vado a spennellare appunto con questa salsa barbecue. Nel frattempo taglio l'avocado a pezzettini come se fosse appunto una patata, poi vado a togliere la buccia. È più facile togliere la buccia quando si taglia a pezzetti, e vado a impanare il mio avocado come con del latte di mandorla che andrà a sostituire l'uovo, poi farina e pan grattato. Prima di tutto passo l'avocado nella farina, poi nel latte di mandorla e infine nel pan grattato, e la vado a mettere sulla teglia. Dovete infornare il tutto a circa 180 gradi per 10 minuti neanche, giusto il tempo che si dorano un pochettino. Ah, ovviamente ho salato anche un pochettino l'avocado, altrimenti non sapeva di niente. E voilà, questa è la mia cena. Stavo dicendo che l'avocado in forno non mi piace molto, sinceramente lo preferisco crudo, mangiato così a freddo. Per il resto il tofu così fatto non è affatto male, veramente molto molto saporito. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like. Se vi piacciono queste ricette fatemelo sapere giù nei commenti e magari consigliatemi qualche ricettina che io possa provare per la prossima volta. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Io vi mando un bacio e alla prossima, ciao!